Da un lato i residenti della zona, dall'altro gli esercenti di Piazza Muzzi e dintorni, al centro il Consiglio Comunale di Pescara che, tra le polemiche, mercoledì prossimo dovrà discutere il piano antirumore. E scontro aperto tra le forze politiche, il centro-sinistra chiede il ritiro del piano da parte del comune reo di voler affossare la movida e i locali della zona, come dice il consigliere comunale del PD Francesco Pagnanelli. Allora, il centrosinistra chiede che il provvedimento venga ritirato e successivamente elaborato un nuovo piano d'impatto acustico con dati attuali, non con dati obsoleti, fatto con calma, con l'ascolto delle associazioni di categoria, degli esercenti, di tutto il Consiglio Comunale, e che venga ritirato quindi questo piano, che non è altro che l'ennesima vessazione propagata dalla Giunta Masci nei confronti degli esercenti di Piazza Muzzi e che infatti porta la maggioranza ad essere talmente tanto spaccata che il Consiglio è stato rinviato di una settimana. La cosa che lascia più interdetti è che il sindaco Masci, che da assessore negli anni 90 alla Movida proprio, veniva chiamato così, sia ora il sindaco che più di tutti vuole reprimere il divertimento, perché la Lega, in particolare il capogruppo d'Incecco, in piena propaganda elettorale ha promesso ai residenti e al comitato di residenti di Piazza Muzzi di silenziare quella zona, promessa che oggi deve essere mantenuta e alla quale una parte di maggioranza non è disposta a sottostare. Dal canto suo, Fabrizio Rapposelli, Forza Italia, presidente della Commissione Comunale Commercio, dice che parte della maggioranza, come lui stesso, la pensa diversamente, cioè. Nel senso che qui si tratta di trovare l'uovo di Colombo, e l'uovo di Colombo c'è. L'uovo di Colombo non è il piano antirumore oppure il piano sul risanamento del rumore. Il discorso è il regolamento sugli orari, il regolamento sugli orari che purtroppo non è stato ancora portato in Consiglio Comunale, nonostante, voglio dire, ci sia un accordo e lo stiamo aspettando in maggioranza da tempo. Ma non solamente noi lo stiamo aspettando, lo stanno aspettando i cittadini, lo stanno aspettando i residenti, lo stanno aspettando i commercianti, ma soprattutto gli operatori del food and beverage, che veramente non vedono l'ora che sia regolamentato con regole certe, uguali per tutti, proprio come utilizzare quella zona. Insomma, un mercoledì il prossimo che almeno in consiglio farà di sicuro rumore.